A quasi 2 anni dall'alluvione che devastò Livorno, Colle Salvetti e Rosignano, oltre il 93% degli interventi per la messa in sicurezza sono conclusi, per un investimento di 75 milioni di euro. A darne notizia il commissario alla ricostruzione post-alluvione, presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, durante un sopralluogo nelle aree devastate nel settembre 2017. Il presidente ha iniziato il tour inaugurando la cassa di espansione sul torrente Tripesce per la messa in sicurezza idraulica nei comuni di Rosignano Marittimo e Cecina. A Montenero è inaugurato Piazza delle Carrozze, dove sono stati ultimati i lavori post-alluvione. Terza tappa lungo il rio Ardenza, dove è in atto l'intervento di deviazione del fosso Forcone. Sono stati appaltati 292 cantieri, e ne manca solo 19 per concludere. Un investimento totale di 75 milioni, di cui 60 a carico della Regione Toscana. E adesso ci prepariamo a spendere altri finanziamenti che sono arrivati anche dal Governo nazionale per Livorno e anche per il resto della regione. Abbiamo ridisegnato dal punto di vista idrogeologico la realtà livornese, garantendo sicuramente più sicurezza, che era l'aspetto fondamentale, ma anche ridisegnando un po' alcune zone della città. Io da questo punto di vista, è inutile dirlo, devo ringraziare l'intervento veloce, puntuale e concreto anche dal punto di vista del processo burocratico, il commissario, prima in generale la Regione Toscana. Per garantire una maggior sicurezza idrogeologica, negli ultimi 10 anni la Regione ha investito più di 100 milioni all'anno per realizzare opere, argini, risagomature e pulizia dei fiumi, rendendo più sicure numerose zone della Toscana.